ci sono, sono problemi della storia individuale, sono problemi di conflitto con gli altri, di conflitto con se stessi, questi sono i problemi, no? Ma non sono conseguenza di una situazione medica, non c'entra niente. Tra l'altro, per questo basta partire da Freud. Freud ha detto, dopo essere stato a Parigi da Charcot e vedendo come stavano le cose, ha pensato di passare dalla neurologia, cioè da quella scienza medica che si occupa del cervello e delle vie periferiche nervose, no? Ha pensato di passare dalla neurologia alla psicanalisi e ha detto: ho smesso di fare il medico. Freud, notate bene, era un bravissimo neurologo che aveva fatto anche delle ricerche importanti e sapeva tutto della neurologia, ma lui ha detto, sapendo tutto della neurologia ed essendo essenzialmente un neurologo, io ora ho smesso di fare il medico, di conseguenza anche il neurologo, e ho cominciato a fare il biografo. Questo è già tutto un discorso, non c'è bisogno di leggere Thomas Sanz e tanti altri che hanno messo sotto critica il concetto di malattia mentale. E ci si potrebbe chiedere come mai poi Freud non ne ha tratto tutte le conseguenze, ma questo è logico, perché già avere un'intuizione così in quei tempi è stato gravissimo anche per lui, perché Freud spesso quando andava ai convegni rischiava di essere arrestato per quello che diceva, perché diceva queste cose differenti, perché si riferiva alla storia della persona per parlare di problemi psicologici, e poi perché in questi problemi psicologici inseriva appunto una serie di nuovi discorsi che erano contro la morale dell'epoca, insomma l'analisi della vita sessuale, le contraddizioni sessuali, la critica al concetto di isterismo. Cioè lui ha iniziato questo discorso che poi non ha portato fino in fondo, ma ha fatto altre cose. Nessuno poi inizia un discorso e lo porta fino in fondo. Senza questo discorso di Freud non ci sarebbe Thomas Sachs, che ha scritto un libro di critica al concetto di malattia mentale, Il mito della malattia mentale, e altre opere importanti, no? Per quanto riguarda Basaglia non ha mai fatto una critica alla psichiatria, non ci ho mai pensato. Basaglia ha criticato l'istituzione. Io ho lavorato con lui nel 69, ho parlato personalmente con lui anche di questi problemi. Conoscevano anche Thomas Sachs, ma non erano d'accordo. Che Thomas Sachs ha messo sotto critica tutta la storia del pensiero psichiatrico, dicendo che il pensiero psichiatrico è sbagliato. Dire che il pensiero psichiatrico è sbagliato significa che anche i giudizi che dà il pensiero psichiatrico sono sbagliati. Questo ha fatto Sachs. Basaglia invece si è occupato concretamente di un'istituzione, ha visto che un'istituzione psichiatrica era un luogo di morte, di distruzione, di isolamento, di decadimento di tutto, no? Allora ha cominciato a fare questo lavoro. E tra l'altro, forse aveva anche i suoi motivi, ma in ogni modo, certamente aveva i suoi motivi, però lui non voleva passare alla critica, no? Io già allora gli dissi, perché io ho un'altra storia, poi ne parlerò, che mi pareva che fosse indispensabile, criticando l'istituzione manicomiale, parlare anche del pensiero che l'aveva costruita. Perché se io critico i campi di concentramento nazisti, devo criticare anche l'antisemitismo o il pregiudizio contro gli zingari, perché i campi di concentramento sono la conseguenza di un modo di pensare, e anche i manicomi sono la conseguenza di un modo di pensare, e questo modo di pensare è la psichiatria. Allora se questo modo di pensare porta come conseguenza i manicomi oppure il ricovero di persone che hanno bisogno di ben altro, naturalmente va visto che cos'è questa psichiatria e si entra nel discorso critico, quello che già Freud aveva iniziato e Sachs aveva portato avanti. Mettendo insieme tutte e due si fa un discorso che va in fondo, altrimenti si resta mutilato. Popolo è importantissimo, infatti Popolo ha influenzato Sachs, ha influenzato anche Basaglia, sia pure in modo diverso, perché Foucault è
è a livello filosofico la critica di tutto il pensiero di controllo sociale, di cui la psichiatria è una parte, per cui anche il pensiero che riguarda le carceri, anche il pensiero che riguarda le altre istituzioni, come possono essere i collegi, le scuole. Cioè, Foucault mette in discussione tutto quanto con un carattere particolare, perché Foucault mette in rapporto il controllo sociale con il potere, ma non parla di potere in senso astratto, come si è fatto spesso anche noi nel 68, no? Ma parla di potere a tutti i livelli, non il potere che riguarda il governo oppure che riguarda l'imperialismo, no? Ma il potere che ognuno di noi esercita sugli altri nella vita di tutti i giorni. Allora entra nelle dinamiche sottili del potere e si può attaccare bene la psichiatria e anche appunto la repressione carceraria o altro, entrando in queste dinamiche, il rapporto del medico col paziente, il rapporto dell'infermiere col paziente, il rapporto il rapporto tra tutte le persone, in cui ci sono dei giochi di potere che vanno appunto dal vertice, il direttore del manicomio, oppure ancora di più ai vertici superiori, no? Però passano dappertutto e passano anche attraverso i pazienti, perché anche nelle istituzioni psichiatriche, questo è molto importante, lo so perché ho lavorato 23 anni per smantellarlo, si trovano giochi di potere che vanno anche da un paziente all'altro. Per esempio, a me è capitato di dover discutere perché i pazienti di manicomio non solo non fanno la critica alla situazione in cui si trova, ma si danno di matto l'un l'altro. Mi ricordo io che ce n'erano due, l'autogestito già liberi, che siccome erano liberi c'era uno che era appassionato di animali e teneva i gatti, i cani, cioè, l'altro che era appassionato di pittura, no? Però se si incrociavano, quello appassionato di pittura diceva che quello che si interessava dei gatti, se lo faceva, era un matto, e quell'altro rispondeva che il matto era lui che faceva dei disegni inutili. Allora, Foucault è il più profondo, perché dice che bisogna andare a tutti i livelli e essere critici in ogni momento di tutte queste cose, cosa che è difficilissima, perché non è che si dice chiudo il manicomio. Se non si fa tutta questa critica, è inutile dire chiudo il manicomio, perché si finisce per cambiare soltanto l'apparenza, ma non la sostanza. Faccio un esempio ancora concreto di vita vissuta. Io nel 69 sono stato con Basaglia. Quando sono arrivato, siccome Jerry si doveva andarsene e aveva i reparti di donne, sono state affidate alcuni reparti di donne a me, no? E lì da Basaglia si facevano ancora gli elettroshock nei reparti di donne, mentre non si facevano più nei reparti di uomini. Questo può subito suscitare molti pensieri, no? Per esempio nelle femministe. Però succedeva questo qui, anche perché c'erano direzioni diverse, no? Il primario. Comunque c'era l'elettroshock per le donne. Io mi trovai lì, e non solo, ma quando arrivai, il primo giorno che ero lì di guardia, di una domenica, no? Mi telefono a Jervis per dire di fare un elettroshock. E io gli dissi che io l'elettroshock non li faccio. Lui tentava a capire cosa stavo dicendo. Allora lui mi disse, se tu non li fai vengo io, e tu vieni a vedere, no? Io andai a vedere, perché sennò pensava che mi facesse impressione, no? Ma anche per poi mi interessava vedere cosa succedeva. Lì c'era una suora di 28 anni, che a un certo punto in un convento di vicino a Gorizia, aveva cominciato a dire alle altre suore e a tutti quanti che lei era stufa di essere sposa di Cristo e voleva sposarsi sul serio. Un discorso di una logica incredibilmente chiara, no? Fu sbattuta in manicomio. E Jervis, che lavorava con Basaglia, gli faceva l'elettroshock per questo. Allora, qui viene fuori il problema, che non avete capito niente. Perché? Cioè, se non si è capace di ascoltare le esperienze degli altri, è meglio che si faccia altri mestieri. Se si è capaci, non crolla il manicomio, crolla tutto l'edificio della psichiatria. Perché quando una suora, che a un certo punto dice voglio fare esperienze concrete, non avere l'amore di Cristo, dice una cosa
importante. Se si capisce questo, non gli si dà più la diagnosi di malattia di mente, non gli si fa più l'elettroshock, la psichiatria non esiste più. Allora, perché capisce il pensiero degli altri e ritiene che deve essere rispettato, la psichiatria si dissolve da sola, non c'è bisogno di sazia neanche di sopra. Invece se non si dissolve niente. Altro esempio, sempre a Gorizia, quando io arrivai c'era tutto il controllo, magari le porte erano aperte invece che chiuse, magari appunto non c'erano più alcune inferriate alle finestre, no? Cose di questo genere, c'erano le pareti a colori invece che essere in bianco come sono in tutti gli ospedali. Però io ero alla riunione di tutti i medici, c'era Pirella Lombasale che andava in giro allora a fare discussioni culturali, c'era la riunione della mattina di tutti i medici, e siccome Pirella aveva saputo che io non facevo l'elettroshock, si era messo in testa di farmelo fare, e allora mi disse che lui era il direttore e mi ordinava di fare l'elettroshock. E io non gli risposi che non lo facevo, potevo rispondere anche così, gli dissi davanti a tutti i medici che avevo visitato una persona anziana con una grave arteriosclerosi cerebrale. Se gli dici davanti a tutti, te lo dico come medico, se gli fai l'elettroshock può diventare cieca, diventare sorda, diventare muta, morire, perché c'ha un cervello delicato, gli ci passa le correnti, la distrugge. Allora lui si fermò, non poteva più fare, perché se lo faceva dopo che davanti a tutti avevo detto questo, e lui era sistemato davanti a tutti. Allora bloccai l'elettroshock senza dirgli non lo faccio, mettendolo in condizione di non farlo. Poi non si fece più l'elettroshock. Notate bene che da Basaglia lo si faceva, lo faceva anche Basaglia, per cui tra la critica all'istituzione e l'andare oltre la psichiatria ce n'è cosa, no? Altra cosa, una volta ancora si era in riunione, io avevo i miei reparti e c'erano i medici e gli infermieri, e quando succedeva qualcosa telefonavano, no? Quando tutti erano in riunione. Allora a un certo punto telefona la suora, c'erano le suore nel reparto femminile, di un reparto che era diventato a mia responsabilità, e mi chiama al telefono e mi dice: Margherita, si chiamava così, era una ragazza giovane, molto vivace, Margherita ha rotto un vetro. E io gli dissi davanti a tutti: chiami il vetraio. Invece lei mi aveva detto: Margherita ha rotto il vetro, perché il medico avrebbe detto bisogna fare la puntura a Margherita, oppure bisogna rimproverare Margherita, e gli dissi di chiamare il vetraio, chiusi. E lì sconvolgevo tutto, perché c'è tutto un altro modo, non è una questione astratta di idee, è una questione concreta, non si può fare niente se non si rispetta l'integrità del pensiero della persona, e non si può fare niente se non si è consapevoli, come Foucault ha insegnato, che si deve lottare a tutti i livelli, non solo con l'infermiere, con l'amministratore, con il magistrato che interferisce, insomma ci si trova contro tutti. E io a volte mi domando come mai ci sono arrivato, perché erano in continuo, io sono stato processato diverse volte, mi è andata bene, ma poteva anche andare male. Io sono stato anche accusato di abbandono di incapace, perché uno dei pazienti, qui si chiama Imola, dei miei reparti, che andava in giro, tra l'altro andava in giro anche prima che arrivassi io, comunque, fu investito da un'automobile e ucciso, come poteva capitare a chiunque altro. E mi accusarono, il discorso era procura di Bologna, schizofrenico, quello scritto, dunque incapace di provvedere a se stesso, Antonucci lo manda in giro, Antonucci è un assassino. Se mi condannavano, dovevo anch'io chiedere aiuto dal carcere. Io ho parlato di queste cose per trasferire in termini concreti il problema dell'accettare o non accettare il pensiero psichiatrico, che è sostanziale, non è una cosa secondaria. E allora, infatti, Basaglia, tra l'altro, c'aveva anche questo fatto, Basaglia è collegato col Partito Comunista, ed era protetto anche dal Partito Comunista, oltre al fatto che era ricchissimo, miliardario, eccetera, era protetto bene. Ma questo lo dico perché non c'avevo nessuno. Certe cose non le diceva, forse, no? E non le faceva, per quella che si chiama convenienza politica.
ma qui non si tratta di convenienze politiche, non è che per convenienza politica io posso dire che la Luna è una stella invece che essere un satellite. Qui si tratta di un problema scientifico, cioè cos'è il pensiero di una persona, come quelli che vogliono controllare le persone travisano questo pensiero e come intervengono. E allora non c'è da preoccuparsi che cosa ne pensa il Partito Comunista o altri, no? Tanto più che il Partito Comunista dovrà andare poco lontano, perché la schizofrenia latente l'hanno inventata in Russia. Il problema è questo, che qui è un problema concreto, no? Cioè vuol dire, fin tanto che c'è una legge che permette allo psichiatra, una legge dello Stato, di prendere con la forza una persona per un giudizio sul suo pensiero, perché questo è il discorso. Cioè, voglio dire, una malattia, ritorno sul discorso di prima, una malattia è se io ho il mal di testa che non mi va via, mi rivolgo al medico per capire da cosa dipende il mal di testa che mi dia la cura, no? Allora il mio mal di testa, per esempio, può dipendere dall'anemia, oppure può dipendere da un tumore cerebrale. Ora può darsi che ci sia un medico che fa una diagnosi anemia, l'altro medico che fa la diagnosi tumore cerebrale. Beh, si fa presto, si fanno gli esami e si vede se c'è l'anemia o se c'è il tumore cerebrale, per cui la malattia medica è oggettiva. Invece il dire che Van Gogh è lombardo non è né un problema medico né un problema oggettivo, è il parere di qualcuno che preferirebbe che le persone si comportassero diversamente o che Salvatore Dalì era un matto. Mi viene in mente ora che Jung, famoso psicanalista, girava a quei tempi, siamo all'inizio del Novecento, così si crede, girava per Zurigo e vide una mostra di Picasso. E andò a dire in giro che Picasso era un matto, no? Perché Picasso pitturava molto diversamente dal suo, non ci aveva capito nulla, e lui subito, naturalmente, con il suo mestiere, Picasso lo venne a sapere, lo rincorse per tutta Zurigo, se lo prendeva, secondo Picasso non scherzava di molto poco, perché molto aggressivo era, però avrebbe avuto ragione, si dava un po' di botte. E questo per dire che non c'è nulla che il giudizio che si dà sul pensiero di una persona non ha nulla a che vedere con la medicina. La medicina viene investita per inventarsi appunto una inesistente malattia per poter giustificare se la persona la pensa direttamente, non si può dire la metto dentro perché la pensa in un altro modo, se no si cade direttamente nei metodi di Hitler o di Stalin, no? Allora in democrazia non si può dire, si deve dire che quello lì ha bisogno di essere curato. D'altra parte, riprendendo la storia della psichiatria, se si fa la storia dei rivoluzionari, degli anarchici specialmente, quanti sono stati, Passanante, finito morto in manicomio, che non aveva fatto niente tra l'altro, fece un attentato a re senza riuscire con un coltellino, nonostante non avesse fatto nulla, hanno prima messo in carcere, poi è morto in mano degli psichiatri e così via, appunto. D'altra parte si dice che in Unione Sovietica la psichiatria si è occupata del dissenso, la psichiatria si occupa del dissenso dappertutto. In Unione Sovietica con Stalin sarà stato più dura, no? Però è dura anche negli Stati Uniti con la democrazia liberale, no? Perché Sazer viene dagli Stati Uniti, non dall'Unione Sovietica, e denuncia cos'è la psichiatria negli Stati Uniti prima di tutto. Gaetano Gresci, che aveva ammazzato il re, che è un'azione politica che può essere approvata o disapprovata secondo il modo di pensare, ma non c'entra nulla con la psicologia. Però del generale Bava Beccaris, che ha sparato coi cannoni sulla folla a Milano, sulla folla affamata a Milano, nessuno tirava fuori la possibilità che ci fosse qualcosa che non funzionava, perché Bava Beccaris era il potere, quell'altro era contro il potere. Ecco, si ritorna al potere. Se il Papa dice che esiste il diavolo, va benissimo, ma se lo dice, io ho conosciuto una persona che è stata ricoverata tanti anni fa, qui in Toscana, era a San Savi, all'ex manicomio, perché diceva che era influenzata dal diavolo. Ma allora se il Papa dice che ufficialmente esiste, quella lì ha ragione, no? Cioè il diavolo, dunque lei è influenzata dal diavolo. Però le autorità possono dire che vogliono, gli altri no.
si dovrebbe neanche parlare di morale sessuale, perché il problema è il rispetto dell'altro, no? Della vita sessuale, non c'è una morale sessuale, c'è il fatto che io, se faccio l'amore con il consenso va bene, se invece obbligo l'altro a uno stupro le va male, ma non è morale sessuale, il fatto che l'aggressione non si fa, per cui, ma però la morale sessuale, quella che insegna nelle scuole, questa balla qui, no? Riguarda le differenze. Cioè, volevo dire, una grande attrice può averci quanti uomini vuole, che anzi tutte le donnine si leggono su oggi, che gaglianza, se poi, oppure può essere omosessuale, non so, Pasolini o la Dacia Maraini possono essere omosessuali, nessuno gli fa niente, no? È giusto che nessuno gli faccia niente, ma se un insegnante, per esempio, del liceo, qui a Firenze o a Roma, scoprono che è omosessuale, la buttano fuori, anche se non arrivano a ricoverarlo, la buttano fuori. Infatti, perché la morale sessuale è fatta dal potere per gli schiavi. No, perché, insomma, una donna che ha, anche nell'antichità, volevo dire, chi è che andava a dire a Cleopatra qual è, doveva essere il suo comportamento sessuale? Però se non era Cleopatra, era un guaio. Anche ora in quelle zone lì continuano a lapidare l'adultera, appunto, per cui immaginiamo che allora anche la morale sessuale è un'invenzione per tenere i poveri al loro posto e per far sì che i ricchi facciano quello che vogliono. Perché a una di queste riunioni in cui si parlava dell'omosessualità come malattia, uno di loro disse: ci sono molti di noi psichiatri che sono omosessuali. Allora loro si spaventarono, disse: se ci sono molti di noi la togliamo. Ora dov'è? Quale contesto, a quale congresso di medicina si decide se il tumore allo stomaco è o non è una malattia d'alzata di mano? Perché c'è la malattia, c'è, è un fatto oggettivo, ma solo in psichiatria si può fare questo, perché non c'è mano una malattia, c'è un pregiudizio, allora il pregiudizio lo puoi mantenere o togliere a seconda del momento politico, a seconda di quello che pensano i colleghi, a seconda di quello che si vuole, però non ha nessun significato oggettivo. E dire che uno che viene a dire che è Carlo Magno ci avrà i suoi motivi per farlo, anche ce l'ha, però appunto è un modo simbolico di esprimersi, comunque, anche se ci crede sul serio, va bene, perché no? In ogni modo, poi nessuno crede sul serio alle proprie fantasie, si sa in fondo, però non è questo importante. Ma se uno si esprime fuori delle convenzioni, non è che c'è niente che non funziona. Noi per fortuna siamo fatti anche per uscire fuori dalle convenzioni. Ora un momento viene in mente che la storia dell'isterismo è storia del dominio degli uomini sulle donne. Questo è basta. Cioè non esiste l'isterismo. Esiste che gli uomini decidono cosa deve fare e cosa non deve fare la loro donna o la donna del vicino, l'amante o la moglie o la figlia. Ma non esiste. L'isterismo è una parola priva di significato. Per tanto tempo sono state bruciate le donne come streghe, no? E ancora c'è chi ci crede, no? Volevo dire, questo non significa che questo era un concetto allora, quello delle streghe influenzate dal diavolo, eccetera, eccetera. E ci sono voluti secoli, dico nel 400, 500, gente come Leonardo ci credeva, appunto. Nel 600 e dopo ce n'erano due o tre che facevano delle critiche. Allora, le idee sbagliate che dominano però nella vita civile ci sono sempre state, ci sono ancora. Si può superare o no? Ma è bene dire no, appunto, dire no, poi dopo si vedrà quello che succede. Ma infatti questo poi rende la cosa, insomma, tu quando prendi gli ebrei, come dici tu, puoi dire gli ebrei, appunto prendi quelli definiti ebrei, no? Bambini, vecchi, donne, uomini, li porti via tutti per ammazzarli tutti. Ma dov'è la logica? Qual è la logica? La logica c'è, ed è la logica che del distruggere un altro popolo e un'altra cultura per far prevalere la propria, che è quella logica che si ritrova anche
nella psichiatria, cioè le logiche delle ideologie di controllo e di distruzione degli altri. E qui chiarissimo che Thomas Sacks abbia elaborato queste cose anche data la sua esperienza personale. Il potere, inteso in senso generale, distrugge quelli che non può sottomettere. Sì. Ecco, questo, finché li può sottomettere se ne serve, no? È come con gli immigrati ora, no? Mica quelli come Salvini, tanto per parlare di uno concreto, no? Sono ambigui, no? Nel senso che li vogliono o non li vogliono, li vogliono per sfruttarli, perché servono, no? Però non devono essere. Se affogano nel mare non gliene importa nulla. Io mi occupo di persone che mi chiedono, e io gli dico, questo è il mio modo di pensare, lui può applicarlo o non applicarlo, certo. Non c'è nessuna dipendenza. Cioè, se uno mi dice prendo i psicofarmaci perché ho paura di andare in aeroplano, io gli dico che come mio parere personale, sia di uno che ha lavorato nei problemi psicologici, sia di medico, dico che con i psicofarmaci non risolve il problema, però se li vuol prendere, li prende. Per quello io anche con quelli dell'antipsichiatria non sono d'accordo quando dicono che vogliono obbligare, no? Cioè, perché sennò si ritorna da capo. No? Uno di Milano, dell'antipsichiatria, mi chiamò una volta perché c'era una donna in un servizio post-psichiatrico, no? E mi ricordo se andò insieme lì, lui mi chiamò e io vidi che questa qui non voleva tornare né a casa dove il padre la violentava, né, insomma, voleva stare lì. Allora gli disse, vabbè, se vuoi stare lì, sta lì. Quell'altro non l'ha capito, ha litigato con me come se io avessi tradito. Allora il problema è che il rispetto della volontà degli altri, il rispetto del pensiero degli altri, non l'interpretazione, perché di un pensiero se ne possono dare un milione di interpretazioni, ma sono tutte discutibili. Però indipendentemente dall'interpretazione, Hegel ha il diritto, no? Vabbè, di dire delle cose non tanto chiare, vabbè, senza essere disturbato. No? Vabbè. Ecco, allora anche uno qualunque ha il diritto di dire magari delle cose non tanto chiare, senza essere preso e portato con la forza, perché cambia opinione, tutta la possibilità. Ora si ritorna lì che Hegel lo può fare, e se Hegel non fosse stato professore all'università di Jena, dove era, di Friburgo, insomma, dove era, con le cose che dice, uno psichiatra l'avrebbe liquidato direttamente. E non è che dice delle cose tanto immediatamente dimostrabili, no? Che la storia è fatta dallo spirito assoluto, basterebbe questo. Però tutti hanno il diritto di dire la propria, ma se la va, è come quella donna di cui si parlava che diceva che parla col diavolo, e dire che la storia è fatta dallo spirito assoluto. Ma per me va benissimo tutto, uno ha il diritto al proprio pensiero di volare dove vuole, però non è che si rispettano i professori universitari, si mettono dentro gli operai. Conte andava ai congressi e diceva a tutti gli psichiatri riuniti, c'ero anch'io una volta, non ero ancora stato a lavorare con lui, lui si alzava e diceva tutte le cose che voi dite sono sbagliate perché le malattie mentali non esistono, e se ne andava. Certo. Tra l'ilarità di tutti loro, perché lui aveva il difetto di dirlo e di non spiegarglielo, perché se glielo spieghi poi li metti loro con le spalle al muro. Se no così dicevano, è matto anche lui. Conte aveva capito il problema, forse influenzato da Sacks, forse no, ma l'aveva capito. E per me è stato il rapporto migliore, nel senso che con lui non aveva problemi da discutere, come, in questo senso, come c'erano con Battaglia. No? E anche il lavoro che si è fatto insieme, il lavoro di Cividale è qui, è, che si sappia, il primo reparto. Si chiamava reparto neurologico, era un reparto nuovo. Fu Basaglia che chiamò Cotti e fu affidato a Cotti e io ero assistente volontario, poi c'era il Tesi che era aiuto, tre medici, due assistenti sociali, un assistente sanitario, qualche giovane infermiere. Noi avevamo persone assolutamente libere che venivano a discutere e noi si discuteva. Non si davano farmaci, non si dava niente. No? Questo
Poi siamo stati chiusi dalla polizia, ecco, siamo stati chiusi senza che fosse successo nulla, non era successo niente, solo che Pelizzo, il sindaco Cividale, che era un democristiano reazionario, ci vide di malocchio. E allora c'era il governo Leone, siamo nel 68, siamo nel periodo in cui ci fu la cosa della Cecoslovacchia, no? Nel senso che ci fu il conflitto in Cecoslovacchia. E allora mandarono una colonna contro di noi, di Cividale. Quelli che stavano tra Udine e Cividale pensavano ci fosse un incidente sul confine per i problemi cecoslovacchi. Mandarono uno schieramento. Noi ci si chiuse dentro, non si fecero entrare, poi dopo si dovette andare via. Comunque Cotti aveva, Cotti non era ben visto da Basaglia, anche se ogni tanto non era ben visto perché scombinava tutto. E Cotti scombinava tutto. E, è ingiusto che si parli sempre di Basaglia, non si parli mai di Cotti. Perché tra l'altro Cotti aveva già fatto a Bologna, a quei tempi, delle trasformazioni nell'istituto psichiatrico, Villa Olimpia, migliori di quelli di Basaglia. Il momento più difficile, ma il momento più difficile è quando ho cominciato a lavorare a Imola, perché io sono arrivato nel 1970, Cotti era arrivato da due mesi, da un mese e mezzo, due mesi. Ecco, Cotti era arrivato e aveva subito tolto l'elettroshock. Facevano elettroshock dappertutto, addirittura facevano elettroshock agli omosessuali, tanto per ritornare al discorso. Cotti arrivò lì, prese la parete e lo buttò via. Io arrivai dopo, che non c'era già più l'elettroshock. Io l'avevo già tolto, però io l'ho tolto, come ho detto, a Gorizia, da Basaglia, perché è sparito per la mia azione l'elettroshock. E quando arrivai lì, naturalmente, con Cotti si andava d'accordo. Allora, io però... pensavo cosa avrei dovuto fare, perché lì c'era un manicomio con 1200 persone, con una serie di reparti, uno dietro l'altro, struttura come quella di Dachau, no? Tra l'altro si somigliano proprio a livello architettonico, i vari campi di concentramento e i manicomi si somigliano. Cioè 1200 persone, 15 medici, tutti conservatori, tutti, solo Cotti, che arrivava lì come direttore incaricato. Chiama me, perché si era lavorato insieme a Cividale e sapeva che poteva contare su qualche cambiamento. E io arrivo un mese dopo e dico che faccio? Vado a vedere tutto quanto. E allora pensai, vidi il reparto degli agitati che ci sono in fondo, no? Perché c'è il reparto d'osservazione, poi altri reparti sempre più repressivi fino in fondo, al reparto degli agitati, qui è proprio come l'inferno dantesco, si va in giù e peggio è. E allora io passai dal reparto agitate donne, reparto 14, e vidi delle cose che non si possono descrivere, assolutamente. Norris lo sa perché c'era anche lei. Vidi delle cose che è difficile far capire. Vidi, appunto, si apriva questa porta di ferro. Veniva al capo reparto e apriva una porta di ferro come quella di un hangar di aeroplano, chiuso. Apre questa porta di ferro, la richiude naturalmente. A destra c'erano le celle, a sinistra c'erano le finestre sul cortile. Nel cortile c'erano delle persone legate alle panche. Nelle celle, ci apriva la cella, nella cella c'era una donna legata al letto, non solo era chiusa dentro, ma era anche legata al letto. E tutte le celle una dopo l'altra, le urla che c'erano disperate, era una cosa veramente terrificante, quello è stato il momento più difficile. E Norris mi disse che viene a fare, perché aveva ragione, insomma, nel senso che secondo logica era un'assurdità. E ho provato, però dico, il primo mese, quando io mi trovavo con le donne legate nel mio reparto, quello che era stato, non potevo slegarle tutte insieme, ho fatto, però in un mese le ho slegate tutte. Con poi che quando si slegavano si picchiavano una con l'altra, era una cosa tremenda, no? Perché cosa potevano fare? Una che è stata legata, tra l'altro era spaventata la persona che veniva slegata, perché
in genere le slegavano e poi le rilegavano, no? Allora loro pensavano che facesse la stessa cosa. Io cercavo di spiegargli che non l'avrei legata più, però perché mi dovevano credere, non c'era nessun motivo. Per cui c'era un disastro, l'ostilità di tutti, gli infermieri che mi vedevano come uno che è venuto dallo spazio a fare cose che non hanno, cioè, né in cielo né in terra, non hanno nessun significato. E io dovevo con quella gente lì lavorare, perché io ho trovato quel personale lì, comunque ho dovuto cominciare giorno per giorno, notte per notte, a discutere, a parlare, a convincere con gli altri, dagli altri reparti, che naturalmente gli infermieri giravano, gli altri vi potete immaginare cosa dicevano di me. Per cui io ho considerato mezzo pazzo anch'io da gente che era disponibile a questo. Mi trovavo in mezzo a un ambiente assolutamente ostile, compresi i pazienti, in cui dovevo cambiare tutto. Questo è stato un momento più terribile. Però l'ho fatto in un mese, io l'ho fatto uscire fuori. Prima le ho slegate tutte, poi c'era. Poi non erano, sì, erano senza vestiti, non erano, gli mettevano un camice addosso, tutte, non erano più abituate. C'avevano i gabinetti aperti dall'esterno, dovevano andare nel gabinetto con l'infermiera che guardava. Cioè tutto quello che si può immaginare di umiliazione delle persone, tutto il forno crematorio era come a Dachau, che ho detto se faccio uscire quelli che sono nel reparto definito da loro, il più difficile, che erano le persone che erano difficili secondo loro, loro poi come fanno a tenere chiusi per gli altri? Infatti io li avevo scavalcati e li avevo presi alle spalle, e così è cominciato il discorso. Ecco, quel mese lì è stato il mese più brutto della mia esistenza, le paure che si hanno, poi il giorno, la notte, poi le paure anche perché l'infermiera mi diceva se slega quella persona lì, lei appena slegata, mi diceva così esplicitamente, ti stacca i coglioni, appunto diceva, perché loro erano impaurite, perché abituate ad avere a che fare con persone che per anni le legavano e slegavano, le ingozzavano, gli spezzavano i denti per dargli da mangiare se non voleva mangiare, gli spaccavano i denti con la sonda, appunto. Questa è la situazione. Ditemi se ci sono delle cose che ho dimenticato di orrendo che si possono aggiungere, ma ce n'erano altre. C'era il campanellino rosso in ogni stanza perché l'infermiera o l'infermiere quando si trovava in difficoltà pigiava il campanellino rosso, suonava dappertutto, arrivavano le altre e saltavano addosso alla persona che gli era davanti, che magari aveva protestato o si lamentava, oppure magari gli aveva anche tirato uno schiaffo, insomma. Questa era la situazione. D'intorno io non avevo nessun aiuto, nel senso che lì tutti erano a guardare come sarei finito, figurarsi. Dunque, i medici erano tutti conservatori, gli infermieri abituati a fare questo lavoro, dirgli che dovevano smettere, avevano anche le loro ragioni a non capire. Gli impiegati, figurarsi, gli amministratori, infatti io poi per un mese sono stato senza stipendio. Però un mese non mi arriva lo stipendio. Io non mi ero potuto neanche d'accordo perché, ma c'è il fatto che c'era tanti che lavoravano per buttarmi fuori. Cioè il fatto che il suicidio sia considerato una malattia, è un'assurdità, ma anche un'assurdità nei riguardi del passato. Cioè volevo dire Dante, che è cattolico, però è Dante, no? Perché non è. Dante va sconsiderato per quello che era lui come individuo, no? Va bene, però. Prende Catone Uticense, che si è suicidato per non sottomettersi alla tirannide, e invece di metterlo all'inferno lo mette all'inizio del purgatorio e fa dire da Virgilio si rivolge a Catone quando arrivano e gli dice: or ti piace aggradire la sua venuta, libertà va cercando per si cara come sa chi per lei vita rifiuta. C'è una perfetta descrizione del rapporto che c'è tra il suicidio e la rivendicazione di libertà. Siamo nel Medioevo, però siccome è una testa, ci sono certe teste che non sono nel Medioevo, e altre ci sono ora nel Medioevo. Naturalmente poi si può parlare di tante cose. Il suicidio è ritenuto dagli stoici come
un atto di dignità nel momento in cui uno sennò si deve sottomettere, insomma c'è tutta la storia, no? Soltanto la barbarie e la stupidità psichiatrica poteva identificare il suicidio con la follia. E poi come gli fa comodo, perché se il suicidio è una persona importante, come fanno i preti, che il suicidio è importante, non so, mettiamo se è Gartini, vabbè, gli fanno la messa, se invece è un poveraccio non gliela fanno, no? E così gli psichiatri, dipende, se uno non conta poco è un matto, se conta molto stanno attenti, ma questo è sempre così. No? Per esempio in tribunale, no? In tribunale per un reato, che può essere un reato piccolo o un reato grande, la difesa per evitare la pena, va bene, per omicidio, la difesa cerca di prendere un esperto per dire che lui in quel momento non capiva, no? Come si fa a dire che in quel momento uno non capisce, questo lo sanno solo loro. Comunque, l'avvocato difensore ha bisogno di qualcuno che dica che l'imputato è pazzo per evitargli il carcere, che poi vada al manicomio giudiziario. Questa è una cosa che all'avvocato difensore forse non interessa. E invece il pubblico ministero si prende lo psichiatra che dice che lui deve andare in carcere perché sapeva benissimo quello che faceva. Allora, se per la stessa persona, per le stesse azioni, si può dire da parte degli esperti psichiatri una cosa e il contrario di quella cosa, è segno che la psichiatria non è una scienza, c'è bisogno di tante chiavi. Perché io non posso, se mi interesso di astronomia, non posso dire cose diverse da quelle di Margherita Hack senza dimostrarle, no? Vabbè. Allora, se Margherita Hack, vabbè, si sbaglia su qualcosa, l'altro scienziato gli porta degli argomenti e delle esperienze, per cui poi discutono e si mettono d'accordo. Ma invece i psichiatri possono dire quello che vogliono, nello stesso momento poi, non se ne rendono neanche conto. Se nello stesso momento due esperti psichiatri dicono ma c'è una differenza di parere, che c'entra? La differenza di parere c'è anche, diceva, ma i medici possono sbagliare la diagnosi, va bene, ma ho già detto che se si fa una diagnosi per il mal di testa, di anemia, invece la cirrosi epatica, quando si va a vedere si stabilisce qual è, i due medici si rimettono d'accordo. Ma su queste cose qui, se un omicidio sia frutto di saggezza o di follia, l'omicidio è omicidio, certo, dal punto di vista etico è negativo, basta, punto.